Allora, questo libro nasce da un programma radiofonico spagnolo, Las Entrevistas Imposibles, realizzato a Valencia insieme a un direttore artistico della radio, José Bautista. Lo scopo era quello di trapiantare l'idea di Umberto Eco degli anni 70, che è il programma radiofonico sui canali della RAI, Radio RAI 1 e Radio RAI 2, e riproporlo in terra spagnola. Da una mole di appunti spagnoli e italiani è nata l'idea di realizzare proprio il libro, il risultato del programma radiofonico. Già autore del saggio Ellenica, il giovane archeologo salernitano Vladimiro D'Acunto si cimenta nuovamente con la scrittura. A metà tra la saggistica ed il romanzo, Interviste impossibili riprende un genere letterario antico, insolito ed entusiasmante. Nei panni di un intervistatore, l'autore incontra volti noti del passato, da Oscar Wilde a Caravaggio, da Ottaviano Augusto Napoleone ed ancora Pablo Neruda, Pitagora, Jimi Hendrix. Sono loro i protagonisti della nuova opera di D'Acunto. Interviste improbabili, paradossali, impossibili, insomma. Incontri, o meglio non incontri, avvenuti in non luoghi, sarà la fantasia oppure l'ingegno che porteranno l'autore ora al cospetto di Freud, ora al cospetto di Salvador Dalì. Questi personaggi vengono citati attraverso aforismi reali, pensieri reali, per metà e per metà attraverso pensieri che io immagino avrebbero potuto dire. Domande curiose ed appassionate dell'intervistatore, a cui i grandi della storia hanno risposto con altrettanta curiosità. L'omologazione e la cattiva politica, di cui parla Pierpaolo Pasolini, l'orrore della violenza dell'uomo sull'uomo, di cui racconta Picasso, la corruzione della Chiesa, su cui si sofferma Dante Alighieri. Un quadro, possiamo dire, quasi profetico se si pensa a quello che oggi è l'Italia e il resto del mondo. Spazio anche a grandi donne del passato e del mito. E due sono le figure femminili intervistate, Frida Kahlo e Medea, che rappresenta l'unico personaggio, diciamo, mitologico, immaginario del libro.